Andiamo alla scoperta del villaggio Leumann nel comune di Collegno, alle porte di Torino. Esso è un vecchio quartiere operaio costruito alla fine del 1800, un autentico documento storico sullo sviluppo industriale italiano, oltre che una testimonianza diretta della vita operaia del nostro passato. Villaggio Leumann nasce dall'idea dell'imprenditore Napoleone Leumann quando trasferì la sua azienda da Voghera a Torino. La scelta cadde su questo lotto di terreno di circa 60.000 metri quadri, terreno che all'epoca si trovava al centro dell'allora vasta campagna di Collegno. Qui il padre di Napoleone Leumann, Isaac, ed il suo stesso figlio decisero di installare un sito produttivo per la produzione di cotone. Il luogo era assolutamente perfetto, non solo per la presenza di molti canali d'acqua, ma anche per l'esistenza di una linea ferroviaria nell'attuale Corso Francia, linea che oggi non esiste più da molto tempo. Con il tempo, l'azienda aumentò enormemente il proprio prestigio, ma Napoleone non si limitò a creare un'industria con accanto delle normali abitazioni, un'area ben definita dove lavoro, famiglia e tempo libero erano ben integrate, oltre che a inserire al suo interno scuole ed istituzioni sociali e previdenziali. Contesto sociale evoluto ed efficiente. Napoleone Leumann era fermamente convinto che una corretta istruzione fosse uno degli elementi fondanti per avere dei buoni operai nel futuro. La scuola era frequentata dai figli degli operai e dagli impiegati del cotonificio, ma anche da alcuni residenti di Collegno. Nel marzo del 1906 vennero anche attivati dei corsi serali per operai. Lo stile architettonico delle varie costruzioni ricorda un villaggio in un contesto molto diverso dal caratteristico stile italiano. Le abitazioni ricordano edifici dal tipico stile inglese ed è impossibile non essere attratti dal loro sapore antico ed accogliente. Attorno alle abitazioni vennero gradualmente realizzati anche gli edifici necessari ad una piccola comunità, ovvero la scuola elementare, una palestra, i bagni pubblici, una chiesa, una cooperativa alimentare, una piccola stazione ferroviaria, un albergo e il convitto delle giovani operaie. Inoltre, all'interno dello stabilimento vi trovavano luogo, la mensa, ma anche un ambulatorio, un asilo nido, un ufficio postale ed un circolo sportivo. Tutto il complesso venne costruito in un periodo compreso tra il 1875 ed il 1907.
Tra il 1871 ed il 1955 il villaggio era servito da un'apposita fermata della tranvia Torino-Rivoli, sostituita da una filovia, a sua volta soppressa nel 1979. C'è stato un momento in cui il villaggio ha rischiato di sparire per sempre, quando alla chiusura definitiva del cotonificio negli anni 70, la proprietà provò a vendere tutto quanto per farvi costruire degli anonimi palazzi moderni. Fortunatamente questo non accadde ed il patrimonio del villaggio Leumann è riuscito ad attraversare i secoli per arrivare ancora intatto nella nostra tortuosa epoca moderna. Ancora oggi il cotonificio è abitato da ex dipendenti e complessivamente è abitato da circa un centinaio di famiglie ed esiste un'associazione che si prende cura ed organizza periodicamente visite guidate al suo interno, l'associazione Amici della Scuola Leumann. Avete appena visitato, virtualmente, un luogo che a mio avviso meriterebbe una maggiore attenzione turistica. Spero di avervi incuriosito abbastanza. Noi ci vediamo, come sempre, nella prossima esplorazione.